Quindi nasce questo doppio appuntamento dove da una parte con Sabato arriva il primo trofeo Cipriino di Verona, il Comitato Punti Italiano Paralimpico, e invece domenica con inizio alle 9:30 ci sarà il primo trofeo Pasticcio Vesani. Ovviamente siamo reduci, insomma, dalle Olimpiadi appena disputate, in particolare poi in questo caso gli atleti delle Paralimpiadi che sono stati protagonisti, che hanno avuto ovviamente anche dei risultati davvero belli e importanti, ma soprattutto un movimento che sta crescendo. Questo era, credo, uno degli aspetti sportivi da sottolineare principalmente, e che hanno fatto sì, insomma, che si potesse organizzare non solo a Verona questo appuntamento, ma da qui possa nascere anche un progetto molto più ampio che possa magari portare Verona ad essere un punto di riferimento per il tennis tavolo e per gli atleti paralimpici. Questo credo che da parte dell'amministrazione comunale ci sia la massima disponibilità e volontà di sostenere e aiutare in questa progettualità sportiva, e in particolare facendo emergere appunto gli atleti e la disciplina, perché spesso siamo sempre impegnati a concentrarci o ad essere, diciamo così, un po' più forse attenti a quello che succede per le Olimpiadi, per gli atleti olimpici, eccetera, e spesso ci dimentichiamo anche che cosa ci sta dietro a quello che è un appuntamento o una disciplina comunque dove sono impegnati gli atleti paralimpici. A Verona abbiamo voluto poco mesi fa proprio dare un tributo importante a tutti gli atleti che hanno partecipato alle Paralimpiadi di Verona e ovviamente del Veneto, e su questa scia ci terremo davvero, anche con la Fondazione Bentegodi, che è qui presente, continuare questa strada intrapresa, soprattutto sottolineando che per le persone che hanno delle disabilità, essere oggi degli atleti e riuscire anche ad affermarsi credo sia un valore sportivo, ma prima ancora umano e sociale, davvero importante, che possa essere, mi auguro, preso da, ad esempio da tantissimi magari giovani che sono fortunati perché magari hanno tutta la loro capacità fisica, motoria e mentale per capire il valore della vita e magari affiancarsi a questi atleti che sono prima ancora dei grandi uomini o grandi donne, e capire, insomma, il senso prima della vita e poi anche l'aspetto, diciamo, sportivo e sociale. Quindi io ringrazio chi oggi è presente, ringrazio il presidente FIT Daniele di Napoli, che però purtroppo non è potuto trattenersi, l'ho incontrato questa mattina, ma ovviamente porto i saluti e li ringrazio, il responsabile del tennis tavolo della Fondazione Bentegodi, Federico Crosara, il responsabile dell'INAIL Verona Claudio Musumeci, il presidente della fondazione e il direttore, che sono qui appunto entrambi, Silvio Cametti e Stefano Stazià, il vicepresidente del tennis tavolo Galma Graziella Agostini, che appunto organizza insieme al comitato questo torneo, e il delegato del comitato Rolando Fortini. Per rappresentante invece di Parasport Day Massimo Farombelli e vicario coordinatore del didattico del liceo Seghetti Zaccaria Tommasi. Io adesso lascerei la parola al direttore della Fondazione Bentegodi, che ci introduce questi due appuntamenti e poi ci introduce anche i successivi ospiti, che pregherei di intervenire per spiegare che cosa succede sabato, in particolare che cosa succede domenica. Sì, grazie Assessore. Ma io sarò abbastanza breve, ma vorrei però fare un inciso. La Fondazione Bentegodi ha iniziato a occuparsi di tennis tavolo da qualche anno, da quando l'amministrazione comunale ha dato in gestione come società guida il palazzetto Masprone, e ha iniziato per cui a percorrere e ad allargare la sua polisportiva anche alle attività di tennis tavolo. È una sezione che ci sarà delle grosse soddisfazioni, in aumento, con grande fermento e con grande vitalità. L'aspetto di aver fatto crescere in questi anni fortemente questa sezione fa da sé che è arrivato anche il momento magari di affrontare, in questo caso in collaborazione con il GALM, anche organizzazioni per promuovere ulteriormente le attività sportive di questo meraviglioso sport. In questo caso siamo stati invitati ad organizzare
diciamo torneo per i paralimpici, ma giustamente come parlavamo prima, ci auguriamo che il palazzetto possa tornare a vita anche per i normodotati, cioè che venga utilizzato sempre di più per lo sport per cui peraltro anche è stato costruito, comunque indirizzato. Ecco. Io poi adesso per entrare un po' più nel dettaglio magari della manifestazione, perché ne conosce decisamente di più le caratteristiche, lascerei la parola a Federico Brosara che sicuramente ci può addentrare meglio nell'evento, negli eventi, perché sono due che sabato e domenica riempiranno di sportivi il Pallamastrone. Esatto, grazie Stefano. Diciamo che quest'anno abbiamo raddoppiato, nel senso che già nella scorsa stagione a Verona eravamo riusciti a organizzare un torneo nazionale per i paralimpici. Quest'anno siamo riusciti ad affiancare a questa manifestazione dove tutti i più importanti e i più forti giocatori di tennis tavolo paralimpico italiano saranno presenti a Verona, siamo riusciti ad affiancare anche una manifestazione promozionale il sabato, quindi il trofeo Cipinail, che porta avanti un altro aspetto molto importante, cioè quello di portare avanti il valore dello sport come integrazione, come mezzo di riabilitazione, come mezzo di integrazione sociale. Quindi il sabato, grazie alla collaborazione con l'INAIL che ci ha dato una grossa mano e col patrocinio e il sostegno del CIP, verrà organizzata questa manifestazione che ha innanzitutto un carattere promozionale, quindi avvicinare tutte quelle persone con disabilità che non l'hanno mai fatto allo sport del tennis tavolo. Ci sarà la possibilità di provare questo sport, ci sarà la possibilità anche di competere, anche per assaggiare appunto le capacità agonistiche di tutti quanti e ovviamente ci sarà la possibilità anche di poter fare qualche partita confrontandosi anche con atleti diciamo già affermati e che praticano questo sport a livello agonistico. Quindi il sabato una bellissima manifestazione dedicata appunto alla promozione, avvicinare nuove persone che non hanno mai praticato questo sport alla pratica. La domenica invece ci dedichiamo al tennis tavolo di alto livello, quindi torneo nazionale con circa 100 iscritti. A dare prestigio a questo parco atleti saranno presenti anche le due medaglie paralimpiche di Rio de Janeiro, quindi Giada Rossi e Amin Kalem. Ci saranno la gran parte dei componenti della nazionale italiana paralimpica, in primis Michela Brunelli, anche lei reduce dalle Paralimpiadi di Tokyo, di Rio de Janeiro, anche e un parco partecipanti molto numeroso. L'anno scorso avevamo avuto un ottimo successo di partecipanti raggiungendo le 70 unità, quest'anno invece a fronte anche degli ottimi risultati tecnici ed organizzativi dell'anno scorso arriviamo a sfiorare i 100 partecipanti, quindi una grossa soddisfazione per noi. Risultati organizzativi che abbiamo raggiunto solo perché entrambe le manifestazioni sono state realizzate grazie a un grosso lavoro di squadra. Per quanto riguarda il torneo Cipinail, che prenderà luogo sabato e per il quale avremo un parco partecipanti di ben 40 atleti che in un'ottica promozionale sono dei numeri importanti nel mondo paralimpico. Senz'altro dobbiamo ringraziare l'INAIL, ringraziamo il CIP e ovviamente la Fondazione Bentegodi e il Comune di Verona che è sempre molto disponibile nei nostri confronti quando c'è da organizzare una manifestazione che ci coinvolge. Per quanto riguarda il torneo di domenica, quindi il primo trofeo Pastificio Avesani, ovviamente il main sponsor è Pastificio Avesani, la FITET che ovviamente ci ha assegnato l'incarico di organizzare questa manifestazione, e gli sponsor tecnici Triride, Offcar, Coloplast e la professione ortopedia e
non dimentichiamo, anche se li cito per ultimi, ma sono una componente insostituibile, tutti quei volontari che rendono possibile lo svolgersi di questa manifestazione. In primis chi sarà proprio impegnato sul campo, i cosiddetti ball boy, i raccattapalle, quindi ringraziamo in primis il professor Tommasi del liceo sportivo Seghetti, il professor Perobelli, che è rappresentante del Parasport Day, e tutte quelle persone che volontariamente spenderanno questo weekend nel darci una mano a realizzare questi due eventi. Mi sembra di aver detto bene. Non so adesso se da parte del GALM c'è forse. Sì, io aggiungo due parole a quello che ha detto Federico. Grazie ad Agostino. Diciamo che queste due manifestazioni centrano in pieno quello che è il nostro obiettivo, e cioè quello non solo di seguire i nostri atleti di punta, di cui ovviamente siamo molto orgogliosi, ma soprattutto di avvicinare allo sport le persone con disabilità, perché è lo sport, riteniamo che sia un elemento fondamentale, non solo diciamo una prospettiva riabilitativa, ma proprio come diceva Federico, per favorire l'autonomia, aumentare l'autostima, creare momenti di inclusione. Mi è piaciuto molto quello che lei ha detto a proposito della sezione tennis tavolo. È proprio bello che ci sia questa doppia convivenza fra tennis tavolo paralimpico e il tennis tavolo. Insomma, è quello che noi abbiamo sempre sperato e cercato. Voi sapete bene che le piccole realtà come le nostre hanno delle difficoltà enormi, logistiche, economiche. Noi comunque cerchiamo di andare avanti, anche adesso insomma con la Bentegodi abbiamo trovato un notevole appoggio anche logistico dopo periodi molto difficili, e quindi proseguiamo perché ci crediamo fino in fondo. Ecco, in quest'ottica vorrei solo spendere due parole per un'iniziativa che ritengo sia molto importante, che stiamo portando avanti, si chiama proprio Sport for All, ed è portata avanti col CIP Veneto e la Facoltà di Scienze Motorie di Verona, che vuole creare sinergia fra tutte le associazioni sportive di Verona in primis, ma anche del Veneto, e creare un portale dove tutte queste associazioni siano presenti e che quindi offrano una panoramica a chi vuole avvicinarsi allo sport di tutte le discipline, che sono tante, perché poi Verona non solo nel tennis tavolo, ma tante altre realtà di eccellenza in altri sport. Ecco. E poi dico un'ultima cosa che insomma è il mio sogno, che era stato così un po' ventilato qualche anno fa, poi purtroppo non si è potuto realizzare, che Verona sia la prima città in Italia ad avere una cittadella dello sport paralimpico. Cioè proprio degli spazi dedicati dove queste persone possano aver modo agevolmente, perché per dirvi, fino all'anno scorso una realtà abbastanza importante che è il Wheelchair Rugby di Verona doveva andarsi a allenare a Padova, perché non c'è, cioè ci sono oggettivamente tante difficoltà. Insomma, noi ci speriamo, non si sa mai. Ci lavoreremo. Bravo assessore. E dopo direi che da parte, non so, del responsabile di INAR piuttosto che della, cosa dice, Sardino, sì. Visto che siete patron a pieno titolo. Sì, io ho già ricevuto diversi ringraziamenti, ma non devono essere dati ringraziamenti all'Istituto per la partecipazione a questo tipo di iniziative, in quanto diciamo rientra proprio nel corpus istituzionale degli interventi istituzionali dell'ente dover intervenire in questo ambito. Quindi direi che è quasi è doveroso. Quindi i ringraziamenti va bene. Speriamo di averli per i risultati che poi in prospettiva riusciremo a realizzare o che già in qualche maniera siamo riusciti
infatti poi darò alcuni dati in merito alle iniziative che nel corso del 2016 l'Istituto, tramite i nostri interventi, non solo di tipo finanziario, di cofinanziamento dei progetti, ma anche in termini di apprestamenti di presidi protesici. Tra l'altro colgo l'occasione per dire che già operante nel Veneto, nel punto di assistenza come il decentramento del centro di ricorso di Budrio, per cui ci sono dei tecnici che operano sul territorio, che fanno anche degli interventi a domicilio, domiciliare, ma anche si apprestano per adottare tutte quelle possibili attività di personalizzazione degli interventi in ottica di ricerca, anche dal punto di vista quindi anche di mondo sportivo. D'altronde l'Istituto ci sta dentro anche perché nasce tutto proprio da un'intuizione degli anni 50 del neuropsichiatra Antonio Maglio, che era un dipendente, un medico dell'INAIL, quindi che ebbe questa grossa intuizione, proprio lo avete citato qui, era direttore del centro paraplegici dell'INAIL di Ostia, e applicò proprio questa propria rivoluzione sportiva, scientifica e culturale, perché in fondo noi applichiamo quello che è un po' l'idea che dal 47 dell'Organizzazione Mondiale della Salute ha sempre coniato, cioè quello del concetto multidimensionale della salute, che non può ridursi solo ed esclusivamente al concetto di assenza di infermità o di malattia, ma va riconsiderato nella sua omnicomprensività in termini di concetto multidimensionale, cioè di benessere fisico, psichico e sociale. In questo filone viene da sé, viene naturale che il mondo dello sport diventi una leva eccezionale in termini di efficacia riabilitativa, perché dà delle motivazioni, fa riscoprire emozioni o nuove emozioni che magari prima dell'infortunio, dopo l'infortunio, possono riemergere, e quindi in questo senso abbiamo abbastanza feedback da qualche anno, dei risultati abbastanza soddisfacenti di leva anche personale, di uscita anche dal mondo della solitudine, no? Che l'infortunio purtroppo genera non soltanto in capo al soggetto che ha subito il trauma, ma anche in ambito dei familiari, no? Che diventa un mondo visto con, dobbiamo rompere un po' questo muro dell'assistenzialismo fine a se stesso, ma vederlo questo aspetto dal punto di vista dell'integrazione sociale e della possibilità anche di confrontarsi anche con altri soggetti, con altri soggetti che hanno vissuto le stesse esperienze, quindi con i familiari degli altri infortunati, eccetera. In modo da fare. Ma noi andiamo anche oltre, nel senso che dobbiamo anche attraverso il mondo dello sport poter attivare la possibilità anche, i giochi paralimpici ne sono, sono uno scenario in questo senso, possono far superare ulteriori barriere, la barriera cioè del problema fisico che viene visto come un handicap rispetto alle competizioni, rispetto alla prestazione, alla performance sportiva, e chissà che magari in prospettiva non si possa anche realizzare una piena integrazione tra normodotati e anche quindi disabili, vi accennavo poc'anzi appunto alle iniziative che sono state già, e anche a qualche numero non fa male anche citarlo, ma nel corso del 2016 abbiamo praticamente avuto tutte queste serie di già iniziative portate avanti, che hanno giornata sulla neve, cioè giornata promozionale di avviamento allo sci alpino con 30 partecipanti, poi il secondo campionato regionale di Veneto di handbike tenuto a Padova con 75 partecipanti. Quindi quando io parlo di partecipanti, poi bisogna anche aggiungere anche i familiari, cioè tutto il contesto di coinvolgimento sociale. Poi il primo campionato regionale Veneto di basket in carrozzina con 4 partecipanti, ma
con 4 squadre, scusate, e 15 partecipanti al campionato tiro con l'arco, poi l'avviamento alla vela che si è tenuto quest'anno a Jesolo, ma mi piace ricordare anche l'esperienza che abbiamo avuto 2 anni fa. Io purtroppo non ho partecipato a questa esperienza, ma il mio predecessore sì, che è stata veramente, io l'ho vissuta nella fase finale quando si è celebrata la fase, e ho visto l'entusiasmo degli atleti che si erano messi in gioco nelle acque del lago di Garda. Insomma, ecco, sono tante le manifestazioni che possiamo cominciare ad annoverare, che ci portano ad insistere su questo terreno. Grazie a dottor Musumeci, e adesso se cessa, se ci fosse un saluto da parte di Rolando Fortini, quindi in rappresentanza del delegato, del comitato, Paolo. Io sono contento che finalmente siamo riusciti a creare questo evento di tennis tavolo a Verona per CP Inei, che era da un paio d'anni che volevamo farlo, perché il tennis tavolo avvicina le persone al mondo della competizione, è uno sport che ti entra dentro perché è tecnico e puoi farlo per tutta la vita. Spero che i ragazzi che in questi 2 anni abbiamo raccolto lì al centro, allo sportello che teniamo ogni primo lunedì del mese, che si avvicinano e si appassionano veramente a questo sport, che le aiuterà sicuramente all'impatto sociale e anche avere dei vantaggi come carattere nell'affrontare la vita. Io sono contento per questo. Ringrazio tutti. Grazie Fortini. Zaccaria, Tommasi, come responsabile. Allora, io sono molto contento, rappresento l'Istituto Seguenti, che è una scuola qua del centro che ha un indirizzo sportivo ormai da diversi anni, e sono contento che ci sia stata chiesta la collaborazione, perché già nell'edizione fatta in parte del torneo, che era stato fatto a ottobre, alcuni ragazzi nostri avevano aderito come aiutanti, diciamo, in questa iniziativa. Noi come scuola è anni che collaboriamo sul territorio, ma anche non solo su Verona, con dei ragazzi proprio studenti che partecipano non solo come atleti, ma si mettono, diciamo, dalla parte organizzativa. Per quanto riguarda l'aspetto dello sport visto nel mondo della disabilità, noi siamo molto sensibili con i ragazzi di quarta, spesso facciamo un percorso dove i ragazzi entrano in contatto con ragazzi disabili proprio nel mondo, nell'attività sportiva, per cui siamo molto contenti, molto onorati di questa cosa. E poi tengo a sottolineare che ai ragazzi è stata fatta una richiesta molto volontaria e spontanea, e ha avuto un'adesione altissima. Poi per una serie di motivi parteciperà poco, per un incastro, un po' di orari, un gruppetto ci sarà, però ragazzi che con entusiasmo hanno detto sì, volentieri andiamo. Non è per far bella figura a noi come scuola, perché sono rimasto quasi sorpreso anch'io, perché è venuta da ragazzi che solitamente fine settimana hanno altri impegni, per cui vuol dire che anche da parte loro la vivono come un'esperienza che sicuramente può rimanere dentro e possono arricchirla questa esperienza. Per cui i ragazzi che abbiamo saranno a disposizione domenica pomeriggio, un paio anche già domani pomeriggio, a disposizione dell'organizzazione, per cui per quello che ci sarà da fare. Bene, ho dimenticato qualcuno? Sì, qualcuno più volte. Ah, ecco. Massimo però. Sì, sì, sono insegnante, intanto ringrazio un po' Rolando e anche Franco per avermi così consentito di essere qui presente, anche per avermi chiesto una mano al torneo di domenica. Alcuni ragazzi, rappresento una rete di scuole, le scuole in rete per lo sport, che si è recentemente costituita. Sono 6 istituti superiori di Verona: Angeli, Fracastoro, Lornia Pindemonte, Messedaglia, San Micheli e il Maffei, che è la scuola capofila. Attraverso questa rete di scuole, insomma, abbiamo dato un po' diffuso ai nostri studenti la necessità, opportunità di aiutare la manifestazione di domenica attraverso così il ruolo importante e utile di raccattapalle, e forse una ventina di ragazzi alla fine riusciranno a essere presenti domenica. Dopo, un'altra iniziativa che come scuole in rete abbiamo organizzato, il Parasport Day, che sarà il 3 marzo presso il Palazzetto di Scienze Motorie, e in collaborazione ovviamente con Scienze Motorie, con il CUS Verona e anche altre realtà. Insomma, vogliamo mettere
in gioco i nostri studenti prima di tutto attraverso così il confronto con atleti paralimpici del rugby, del calcio a 5, del tennis tavolo, forse anche l'handbike e anche il judo. E anche comunque devo ringraziare Paolo del Comitato Veneto Paralimpico che mi ha dato anche dei riferimenti. Ci saranno, credo, le gradinate piene, perché come 6 scuole, ogni scuola porterà 4-5 classi, quindi avremo 500 persone, però non sono persone che guardano, noi puntiamo a fare un momento di esperienza inclusivo in cui i nostri studenti si confronteranno con, insieme o contro a questi atleti. Ecco, grazie. Esatto. Chi guardiamo? Cheese.